Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È venerdì, ma non parliamo di viaggi, visto che comunque sia l'ultimo video del martedì parlava di viaggi, ma parliamo di 7 miti da sfatare sul cibo biologico e sugli OGM. Questo perché su questa materia ci sono molti finti esperti, ci sono molte credenze, molti miti che si sono diffusi molto facilmente a macchia d'olio negli ultimi anni. Volevo quindi prendere le 7 più comuni e appunto sfatare i miti che ci sono intorno agli OGM e anche al cibo biologico. Il primo, forse il più importante, il cibo biologico è senza pesticidi. La realtà è che anche gli agricoltori biologici usano i pesticidi e a volte sono anche più pericolosi di quelli tradizionali. Considerate che io ho fatto il patentino per poter acquistare fitofarmaci che mi dà diritto ad acquistare anche alcuni prodotti biologici che altrimenti non potrei comprare senza questo patentino. L'unica vera differenza è che in agricoltura biologica i prodotti che utilizziamo arrivano da prodotti chimici naturali. Questo comunque non significa appunto che siano meno tossici per la nostra salute. L'unico modo che abbiamo per essere sicuri di ciò che viene a contatto con il nostro cibo è conoscere un contadino locale e i metodi che utilizza. Secondo mito da sfatare è legato al fatto che coltivare cibo biologico è meglio per l'ambiente. Sotto certi aspetti sì, ma dobbiamo considerare anche che una coltivazione biologica produce circa l'80% rispetto a quello che si produce con l'agricoltura tradizionale. Questo significa che se tutte le coltivazioni attuali fossero biologiche, noi dovremmo andare a rubare alla natura una maggiore quantità di terreno, spazzando via quindi molti habitat di animali e non solo, e anche del terreno che potrebbe essere utilizzato dalla popolazione che comunque è in crescita. Terzo mito da sfatare: comprare biologico sostiene le aziende verdi e le piccole coltivazioni. In realtà, una buona parte di ciò che è etichettato come biologico nei nostri supermercati è prodotto da conglomerati di imprese che sono riconducibili a multinazionali, per cui non andrete a sostenere le piccole coltivazioni, l'unico modo per farlo è andare dal contadino vicino casa, in modo tale da avere una vendita diretta dal produttore al consumatore. Quarto mito da sfatare: il cibo biologico è più nutriente e saporito. Per quanto riguarda il sapore, devo dirvi che i gusti sono strettamente personali, quindi non ci sono studi a riguardo, ma per quanto riguarda il fatto di essere più nutriente, non ci sono studi che in maniera univoca stabiliscono che il cibo biologico è migliore dal punto di vista nutrizionale da quello OGM o comunque non coltivato in maniera biologica. L'unico modo per consumare prodotti che siano effettivamente più saporiti è quello di consumare prodotti locali e di stagione. Questo perché un prodotto che ha affrontato un lungo viaggio perderà alcune sostanze che lo rendono a tutti gli effetti più saporito. Quinto mito da sfatare: gli OGM non sono testati e possono essere pericolosi per la nostra salute. In realtà, ci sono diversi studi indipendenti che stabiliscono che i prodotti geneticamente modificati sono, tanto salutari quanto gli altri prodotti. In più vi dico che i ricercatori dell'Università di Perugia non hanno trovato, assolutamente nessuna, prova che, i prodotti OGM siano dannosi per la salute. Sesto mito da sfatare: trattare il cibo con le radiazioni provoca il cancro. In realtà le radiazioni vengono utilizzate per uccidere gli eventuali batteri presenti sul nostro cibo e aumentarne la longevità. Quindi assolutamente sono sicure per quanto riguarda il nostro organismo e decisamente non provocano il cancro, anzi sono approvate dalla World Health Organization. Settimo mito da sfatare: quello che ci fa fare un pochino più di confusione è quello che dice che i termini OGM e biologico sono opposti. In realtà, con il termine OGM identifichiamo un prodotto, una tipologia di prodotto che è stato geneticamente modificato, mentre con il termine biologico identifichiamo un processo, quindi il modo in cui un cibo viene coltivato. Per questo i due termini possono anche essere utilizzati insieme. Un prodotto OGM può essere anche biologico. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like e se lo avete trovato interessante condividetelo con i vostri amici. Se
Se non siete iscritti, vi ricordo di iscrivervi al canale, magari attivando anche la campanella, in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se avete qualche altra curiosità in merito ai prodotti biologici o OGM, lasciatela in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Vi ricordo che ho anche TikTok, che sto cominciando ad usare in maniera abbastanza costante. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi dico, have a nice life!